Obviously, I'm a bit like all of them, otherwise I wouldn't have any particular interest in playing them. I think you take a character and choose a role. Naturalmente, io assomiglio un po' a tutti i miei personaggi, se no non mi sarei interessata a fare queste parti, perché si sceglie un personaggio perché si sa che c'è una parte di me che in qualche modo riconosci dentro a quel personaggio, in cui tu ti riconosci, e non so, hai sempre lottato o non hai mai lottato e vuoi comunicare qualcosa dentro di te. Per me avvicinarsi a un personaggio molto noto e vivente è molto simile ad avvicinarsi a un personaggio letterario, perché in entrambi i casi tutto quello che fai sarà sbagliato, non sarai mai quella persona, un personaggio letterario, non sarai mai in nessun modo. L'immaginazione delle persone è molto più forte di quello che tu potrai mai fare come attrice, non ci riuscirai mai. L'unica cosa è che puoi pensare nel fondo del tuo cervello a darti una lucina di speranza, puoi semplicemente comunicare, mettere la tua esperienza e tutta la tua capacità al servizio di questo personaggio. È una cosa un po' liberatoria, perché hai solo l'istinto a guidarti. Devi solo aver fiducia in te stessa e pensare, e aver fiducia nel tuo regista, e pensare che sei come la critica di te stessa. Siamo noi i critici di noi stessi, quindi abbiamo spinto noi stessi al massimo, proprio come cast. Non abbiamo posto la domanda, si potrebbe fare in un altro modo. Le persone che hanno lavorato in questo film, tutte avevano un punto di vista diverso, e questo penso che aiuta moltissimo a creare qualcosa di nuovo che non è un cliché. I really see Camilla indeed as a tool to show more of Elizabeth. Io vedo Camilla come uno strumento per far vedere delle parti in più di Elizabeth. Noi abbiamo visto una ragazza che può fare qualsiasi cosa, che non rinuncerà mai, è dura come il legno, che non si ferma mai. E poi pensi, forse sta fuggendo da qualcosa? C'è qualcosa che non vuole affrontare? Ed improvviso vediamo che questo qualcosa è il suo passato. Arriva Camilla che ci mostra e che le dice, perché fuggi? Fermati. So quello che senti, conosco il tuo dolore, io ho lo stesso dolore, sono ancora in grado di amarti e non capisco perché non sei mai venuta da me. E vedere Elizabeth in quel momento è qualcosa che volevamo sempre vedere, perché ci piace vedere delle aperture nella vulnerabilità dei personaggi, qualcosa con cui ci possiamo identificare. Come dice Fede, senti che forse è possibile superare qualcosa nella propria vita che è difficile. Forse anch'io avrò un modo di affrontare il mio passato come fa Elizabeth. Ci dà coraggio. Elizabeth does. It gives you courage, I think.